sta per andare in onda, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, su Radio Science. Benissimo, 19.01, apro io allora la diretta Science di questa settimana, 19.01, però prima volevo un attimo sentire se mi sentiva anche colui che è nello studio centrale, che dovrebbe avere il timone in mano. Rosario, buonasera, ci sentiamo. Buonasera caro Massimo, e dovevo iniziare io veramente, ti ho passato subito la parola questa sera. Un abbraccio circolare a tutti quanti, a tutti i nostri ascoltatori, oltre a tutte le persone presenti qui su Skype e via telefono con noi. Volevo dire, inizia adesso quindi la diretta Saiuz, quindi auguro una buona serata a tutti i nostri amici. Io sono Rosario Moreno e ti ripasso la linea, insomma faccio il proprio preambolo. Passiamola subito alla linea a Massimo Bonella, direttore della testata giornalistica Pianeta Oggi TV, dalla redazione di Venezia. Massimo, se ci sei, batti un colpo. Ecco, l'ho battuto pochi istanti fa. grazie Rosario Moreno. Ecco, riprendiamo qui dalla redazione, sì, di Venezia, redazione internazionale. A breve probabile che sperimenteremo anche la redazione toscana, quindi Pianeta Oggi TV ha, come dire, due gambe, una in Val di Chiana e una qui nel veneziano, con queste due rispettive strade. Allora, iniziamo subito con la top news, no? All'estero, dall'estero Libia, dunque qui si parla di un peschereggio italiano che è praticamente... è stato sequestrato per la Farnesina, non sono ancora chiare le ragioni del sequestro. Il peschereggio si chiama Tramontana, è stato sequestrato da una motovedetta libica nel golfo della Sirte, lo annuncia una nota della Farnesina. Il ministro degli esteri, sottolinea la nota, ha dato istruzioni all'ambasciatore d'Italia Buccino di adoperarsi prontamente con la massima efficacia al fine del corretto trattamento e di un rapido rilascio dei membri dell'equipaggio e dell'imbarcazione costretta a dirigersi verso il porto di Misurata. Ecco, allora ripetiamo ancora che per la Farnesina non sono ancora chiare le ragioni di questo sequestro. Dunque questa è la top news, ed ora parliamo di una trasmissione che ha avuto tanto successo, una trasmissione che parla di legalità, di antimafia, dal titolo L'altro parlante, è andata in onda per tutto, diciamo, l'arco invernale e primaverile, in collaborazione anche con Radio Science TV, da dove stiamo andando in onda, una trasmissione che ha avuto ospiti importantissimi, noti a livello nazionale, partita direttamente dalla emittente radiofonica di Palermo, Radio In. Saluto il conduttore e anche ideatore di questo importante, bellissimo progetto, Mauro Faso, collegato in diretta da Palermo. Ciao Mauro, ci sentiamo intanto. Buonasera Massimo, buonasera ai tuoi ascoltatori, agli amici di Radio Science. Sì, ci sentiamo perfettamente. Io prima di qualunque cosa devo intanto ringraziare Radio Science, perché è stata, come hai ben detto, una sinergia importante che è durata parecchio tempo, e devo dire grazie alle radio libere riusciamo in qualche modo a garantire anche l'informazione libera, quantomeno la volontà di instaurare quei progetti, quelle sinergie, riprendendo una parola che hai citato prima, che sono rivolte alla comunità. Quindi L'altro parlante è stato questo, è stata una collaborazione proficua con voi, ci avete permesso di espanderci un po', o forse dovremmo dire di rimpicciolire un po' di più l'Italia, essere più vicini tutti. Esatto, sì, infatti, ecco, questo è grazie anche a questa bellissima formula dell'unione, l'unione tra le emittenti radio, televisive e locali. Dunque, ecco, Mauro, volevo chiederti innanzitutto se possiamo fare un po', tirare un po' le conclusioni, com'è andata allora? Beh, ma sì, certo, facciamolo con piacere, perché è un modo per aggiornare anche chi ci ha seguito per tutta la stagione. Abbiamo concluso la quarta edizione dell'altro parlante,
quest'anno tra i tanti partner, devo dire con mia grande gioia, anche consentimelo, oltre alla nostra sinergia importantissima per la diffusione, si sono unite tante associazioni, in particolare nella rubrica legalità, come giustamente dicevi prima tu, tante associazioni che operano in quel settore, Agende Rosse, che è una realtà nazionale legata a Salvatore Borsellino, il fratello del dottore Borsellino, di Paolo Borsellino, così come Contrariamente, Scorta Civica, insomma tante associazioni e tanti movimenti che hanno voluto condividere con noi un progetto, quello di raccontare in modo semplice e dalla diretta voce di chi è stato vittima di eventi criminosi, quindi parliamo di familiari di vittime di mafia, parliamo di vittime di estorsione che, come hai detto tu, durante tutto l'anno sono venute da noi, hanno raccontato la loro storia. Abbiamo cercato di essere oggettivi e l'abbiamo fatto insieme, Massimo, è il caso di dirlo, anche con Rosario. Permettimi di mandare un saluto e un ringraziamento anche a Rosario Moreno, che ha creduto in questo progetto. Certo, abbiamo, Mauro è qui che ti ascolta, se vuoi un attimo replicare, Rosario, prego. No, io veramente volevo ringraziare Mauro, insomma, che ha messo in piedi una bellissima trasmissione, che questa è la cosa fondamentale, soprattutto a carica di notizie, di informazioni, perché è questo quello che noi dobbiamo dare alle persone. Lui ci ha creduto nel progetto che ha messo su, cioè io ho creduto non in Mauro Fas, ma nel progetto che Mauro Fas ha messo su, e quindi certo, automaticamente certo. Ben volentieri, e tante volte mi piace anche rimandare quelle altre trasmissioni che non sono per la legalità, quelle altre che hai fatto con l'Università di Palermo, eccetera, perché sì, è sempre informazione, sempre va bene, perché è vero. Dobbiamo condividere, il motto di Radio Saiuz è per condividere. Grazie Mauro. Beh, è verissimo, grazie a te Rosario, è verissimo. Poi è una sinergia che è nata sulla rubrica legalità, al posto giusto, così si chiama la rubrica che si occupa di sensibilizzazione ai temi di legalità. Devo dire un grazie sicuramente, concedetemelo, alla mia squadra, 8 persone che si sono spese con assoluta precisione e assiduità, 2 giornalisti, Aaron Pettinari ed Ambra Drago, che voglio salutare in diretta con i vostri ascoltatori, così come il dottore Leonardo Agueci, già procuratore aggiunto a Palermo, Fabrizio D'Amico, che si è occupato della diffusione online, la regia di Radio In, importantissima. Un ringraziamento naturalmente consentitolo anche al mio editore Aldo Naselli, che ha creduto in questo mio programma, che ormai è alla sua, ci avviciniamo alla quinta edizione, anche se io dico del domani non c'è certezza, ma ogni anno speriamo ripeterlo, vedremo cosa accadrà l'anno prossimo. Sì, facciamo il punto, questo è importante. Sì, di cosa abbiamo parlato quest'anno? Abbiamo dato come sempre spazio e voce, riferendoci ovviamente alla rubrica legalità, quindi alla rubrica al posto giusto, a partire dal nome, una scelta precisa, al posto giusto è per indicare chi è al posto sbagliato, ecco, per prendere le distanze, perché abbiamo compreso grazie, ancora di più grazie alle testimonianze di tutti gli ospiti che abbiamo avuto durante l'anno, quanto sia importante fare delle scelte chiare a partire dalle persone che si frequentano, e quindi stare al posto giusto è importante fare le scelte giuste, che sono ovviamente in opposizione a quelle ombrate, a quelle zone d'ombra che spesso invece troviamo nel nostro quotidiano. Altra cosa importante, oltre a dare voce a loro, abbiamo avuto un mini ciclo di puntate, se ben ricordate, di 5 puntate in cui abbiamo ricostruito l'ultima storia di guerra di mafia, se così vogliamo chiamarla, quindi dagli omicidi in Zerillo e Bontade fino ad arrivare alle stragi del 92 e un po' dopo. Quindi continuando a dare spazio anche alla trattativa Stato-mafia, tema tristemente attuale, e quindi anche alle stragi che poi sono avvenute dopo nel 93. Questo grazie, lo voglio ripetere, al contributo della parte giornalistica del mio programma, quindi Ambra Drago e Aaron Pettinari di Antimafia 2000, che rispettivamente per la Nera e per la giudiziaria si sono davvero spesi molto. Importantissimo, hai ben detto tu Massimo prima, è stato il contributo poi di quelle figure istituzionali che sono venute. Abbiamo ospitato il capocentro della DIA di Palermo, abbiamo ospitato il generale comandante della Guardia di Finanza per la Regione Sicilia, così come per il comando dei Carabinieri e tante altre istituzioni. Un particolare
piacere l'ho provato quando il comune di Palermo, il comune della mia città, ha deciso di dare gratuito patrocinio a questo programma, che è una cosa un po' insolita, se vogliamo, perché si patrocinano molte iniziative, ma un programma radiofonico oggettivamente un po' sui generis forse, ma evidentemente hanno compreso, l'amministrazione comunale ha compreso qual era il nostro obiettivo e ha voluto sposarlo. Per noi è stato molto importante, perché abbiamo trovato una grande sinergia con voi, ma senza voler dire nulla di male, stiamo ancora cercando altre sinergie sul nostro territorio e quindi speriamo che questo incentivo, questo sostegno da parte dell'amministrazione comunale in qualche modo sia di supporto l'anno prossimo per aumentare la nostra rete. Perché di rete, anche questo l'hai detto prima nell'anticiparmi, la rete è fondamentale quando si parla di legalità, non ci possono essere prime donne. Sarebbe sbagliato, sarebbe controproducente se vogliamo affrontare un tema che riguarda la comunità, come lo abbiamo affrontato insieme, non possiamo certamente prevaricare per motivi commerciali, altrimenti il concetto stesso di Radio Libera muore. Esatto. Ecco, siamo quasi in conclusione di questa finestra informativa. Ecco, volevo chiederti questo, Radio In, possiamo dare qualche informazione dove la si può ascoltare, che raggio di copertura, le frequenze? Assolutamente sì, io ti ringrazio, tra l'altro mi fa sempre piacere promuovere una radio che ha creduto in un progetto e ormai da 5 anni lo condividiamo. Radio In si ascolta sui FM, sui 102 qui a Palermo, ma naturalmente sui social ormai in tutto il mondo, c'è la nostra pagina istituzionale su Facebook di Radio In 102, c'è il sito con la diretta streaming, andiamo in onda H24, è una radio fortunatamente che ancora gode di tantissimi programmi in diretta, quindi la programmazione tra l'altro è eterogenea, vasta e tocca tanti temi, andiamo dall'intrattenimento fino ai temi un po' più impegnativi come quelli dell'altro parlante. C'è una trasmissione la mattina che si occupa, condotta da una giornalista, una carissima amica, che si occupa di temi di attualità. Insomma, abbiamo cercato, l'editore ha cercato di coprire un po' tutti i gusti e tutte le fasce, come è giusto che sia, perché il pubblico è eterogeneo di una radio, e per fortuna che sia così, Massimo. Certo, esattamente. Benissimo, allora un appuntamento, possiamo dare un appuntamento, una risentirci agli ascoltatori, Mauro? Beh, io me lo auguro, non ho in questo momento, non voglio dare una data precisa perché sto ancora programmando la nuova stagione, come faccio sempre nel periodo estivo, ma possiamo dare una certezza agli ascoltatori di Radio Sirius: se ci sarà nuovamente l'altro parlante, come io mi auguro, sarà sicuramente in sinergia con voi, che avete creduto, condiviso e sostenuto questo progetto. Lo ripeto, hai ben detto, è un programma sì, ma è anche un progetto, è un progetto di impostazione di una comunità più sana. Questo è quello che ci auguriamo di fare, dove i cittadini hanno un ruolo attivo per la propria comunità e anche per quelle comunità un po' più lontane. Grazie a voi abbiamo reso l'Italia un po' più piccola. Certamente, grazie dunque a Mauro Faso, spero di riaverti ancora qui in qualche altra occasione, anche per tenere un po' così aggiornati una linea diretta, insomma, con il pubblico su tutte le vostre iniziative mediatiche. Con grande piacere, tra l'altro io come sai ho anche una collaborazione col giornale L'Ora, per cui nulla vieta che potremo interagire per altre notizie, speriamo non brutte notizie, come purtroppo troppo spesso capita. L'appuntamento sì, lo diamo, se ci sarà lo daremo insieme sicuramente. Io ringrazio te, naturalmente Rosario, un saluto a tutti i vostri ascoltatori e come dico sempre, permettimi, alla fine di ogni mia puntata, restiamo uniti. A presto. Certo, benissimo, allora un arrivederci, un risentirci, grazie a Mauro Faso, stacchiamo dunque il collegamento dalla città di Palermo, Radio In, e concludiamo con una notizia di sport rapidissima. Simona Quadarella è la nuova campionessa mondiale dei 1500 stile libero, gara senza storia con la ventenne Quadarella, che ha preso subito la testa andando poi a vincere nettamente. 19:15, siamo in giusto orario, linea allo studio centrale per poi girare la linea a Pordenone come sempre. Perfetto Massimo, un attimo di ritardi, grazie Massimo, insomma. Ed ora, caro Massimo, dopo questa interessantissima chiacchierata che abbiamo fatto con Mauro Fase, che mi ha fatto molto piacere, ma molto veramente piacere risentirlo, perché da quando poi non c'è stata la trasmissione, che si è interrotta per il periodo estivo, ci sentiamo soltanto via WhatsApp.
Allora, caro Massimo, allora la diretta Science prosegue e a questo punto diamo la linea a Pordenone all'associazione Il Sicomoro, dove in postazione Skype troviamo Alviano Appi, insomma ci presenterà l'argomento di oggi e se ci sono ospiti il suo ospite, insomma. Ricordiamo che in caso di notizie urgenti Pianeta Oggi TV potrà richiederci la linea in qualsiasi momento, ma ora la parola ad Alviano. Alviano, batti un colpo! Eccoci, grazie Rosario, un buonasera, un ben trovati a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. E siamo partiti con un tema così, un po' possiamo dire, di legalità, di giustizia, con le informazioni che avete dato un momento fa. E noi in qualche modo continuiamo un po' su questa riga. È morto da pochi giorni Francesco Saverio Borrelli, è stato il capo del pool di Mani Pulite negli anni 90, all'inizio degli anni 90 a Milano, e sulla figura di questo grande magistrato in qualche modo noi vogliamo fare un ragionamento sullo stato di salute dal punto di vista della legalità, ma anche perché i temi sono sempre correlati, quindi anche della politica, del governo, della società, un po'. La legalità tocca tutto, poi l'economia moltissimo. Io sono qui con Domenico Santin, che è il fondatore della nostra associazione, il Sicomoro. Sono qui altresì con un altro storico fondatore. Domenico è stato per moltissimi anni il presidente e oggi è il vicepresidente. Sono qui con Walter Paron, anche al quale magari gli chiedo, che è anche più informato di me, di ricordare a chi ci ascolta alcune notizie sulla nostra associazione, sulle nostre collaborazioni. Prego Walter. Ciao a tutti. Allora, l'associazione culturale Sicomoro. Sicomoro, intanto vi leggo il sito, è www.sicomoro.com. La pagina Facebook è come pagina Facebook, www.facebook.com il Sicomoro Associazione Culturale. Noi ci siamo costituiti nell'anno 2000, collaboriamo attivamente con l'associazione Falcone Borsellino delle Marche, che edita la rivista Antimafia 2000. Collaboriamo con il gruppo teatrale Our Voice, che è un gruppo internazionale di giovani che fanno dei spettacoli sulla legalità, e con l'associazione Giordano Bruno per la divulgazione dei messaggi spirituali dello stigmatizzato Giorgio Bongiovanni. Per quanto riguarda il sociale, collaboriamo con la Funima International, dove si realizzano progetti sia culturali che umanitari nel sud dell'America, anche in Sicilia, anche in Italia e in altre parti del mondo. Questo a grandi linee è il Sicomoro. Grazie. Ecco, bene, tu hai citato un attimo fa Giorgio Bon Giovanni, facendo riferimento all'associazione culturale Giordano Bruno. Giorgio Bon Giovanni è anche il presidente, il direttore della rivista online Antimafia 2000, e possiamo dire che questo mese di luglio ha visto sia questa associazione che l'altra che ha nominato poco fa Walter, gli Our Voice, avere un ruolo piuttosto importante nel
degli avvenimenti di legalità che hanno interessato il nostro paese, che si sono tenuti soprattutto a Palermo. Mi fa piacere ricordare la conferenza sulla strage di Via D'Amelio. Il titolo della conferenza che si è tenuta il 17 luglio alla facoltà di giurisprudenza di Palermo, il titolo era Paolo Borsellino, strage di Stato sulle orme dei mandanti esterni. Insieme a Giorgio Bongiovanni ha partecipato Salvatore Borsellino delle Agende Rosse e Guido Loforte. E poi c'è stato lo straordinario intervento del gruppo teatrale Our Voice, questi giovani di cui parlava prima Walter, che hanno messo in scena uno spettacolo teatrale dal titolo Ciao Matteo, dove sei? È stato fatto il 20 luglio a Palermo, ma ancora più importante è stato il giorno seguente, domenica 21, quando lo spettacolo è stato mandato in scena a Castel Vetrano, che è il paese di origine di Matteo Messina Denaro, e il titolo dello spettacolo era appunto Ciao Matteo, dove sei? Nel sito www.ourvoice.it e anche sulla loro pagina Facebook non vi dovrebbe essere difficile trovare i riferimenti allo spettacolo e andare a guardarlo per capire il coraggio, la creatività di questi giovani e come stiamo assistendo in qualche modo in un paese un po' a chiari e scuri. Allora, ritorniamo sul tema di cui desideriamo un po' parlare, questi rapporti incrociati tra il sistema legislativo, il potere legislativo che è dato dalla magistratura, il potere giudiziario che è dato dalla magistratura, il potere legislativo che è dato dal Parlamento e invece quello esecutivo che è dato dal governo. E partiamo, Domenico, con la figura di Francesco Saverio Borrelli, il pool di Mani Pulite, questo pool che ha avuto in Antonio Di Pietro, ma anche poi, certo, negli altri giudici, Colombo, Gerardo Colombo e Pier Camillo Davigo, scusate, faccio fatica a ricordarmi i nomi, che veramente hanno dato inizio ad una stagione di cui ti chiederei di parlare, di dare qualche spunto di quella stagione di Mani Pulite. Cosa è successo, che cosa ti ricordi e cosa è stato di importante veramente secondo te, Domenico? Ma secondo me la cosa importante che ho vissuto io in quel periodo, un po' prima anche, perché Borrelli era un po' prima, quindi qualche anno prima del 90, l'atteggiamento di questi giudici che hanno cominciato a scontrarsi con la politica, con correttezza, scontrarsi nel senso che si erano accorti gli intrecci che c'erano all'interno. E quindi Borrelli con i suoi aiutanti si sono dati da fare, ma non poco. Hanno avuto scontri, mi ricordo benissimo, in piazza Milano, cosa stava succedendo col fascismo, perché qua ogni volta accusano gli anarchici, poi alla fine viene fuori che è il fascista. Anche in quel periodo lavoravano correttamente questi personaggi. Quello che mi è più dispiaciuto oggi, la morte di Borrelli, non guardo tanto la sua morte, guardo quello che ha detto Bobo Craxi, che è una vergogna, uno schifo, che nessun politico e nessun giornale ha detto niente, che ha detto che Saverio Borrelli ha fatto un colpo di Stato arrestando e condannando questi politici che poi hanno truffato noi poveracci che pagavamo le tasse. Questo è il problema, e su questo aspetto andare avanti come sono andati avanti loro sono stati veramente importanti le lotte che hanno fatto, e ci hanno aiutato a vincere la battaglia. Ci hanno aiutato in quel momento, perché non l'abbiamo vinta, vediamo tuttora cosa sta succedendo. Non possiamo dire siamo riusciti a riportare tutti i politici nell'onestà, no, perché tuttora
prendono tangenti, si fanno pagare, la registrazione di Arata è talmente chiara. Quindi sotto questo aspetto io dico, il lavoro fatto da questi magistrati è stato un lavoro eccezionale in quel momento. E quello che diceva Borelli una volta che Borelli ha lanciato una dichiarazione, resistenza, lui parlava di resistenza contro la malavita dei governanti, perché all'interno di quella situazione che ci siamo trovati in quel periodo, ci siamo accorti che in Bassa Italia costruivano dei ponti, delle strade che non finivano mai, tuttora non finiscono. Ci siamo accorti che al nord tutto quello che veniva fatto anche qui a Pordenone, non dimentichiamolo, anche qui a Pordenone, veniva pagato con le tangenti, aumentavano il prezzo del costo, cioè facevano sì la concorrenza, facevano l'appalto, però alla fine basta una piccola modifica per aumentare i milioni. E questo, lavoravano sotto questo aspetto. Io me lo ricordo, questa situazione me la ricordo benissimo, perché lottavamo contro queste cose come sindacato, anche ci davamo da fare, ci impegnavamo, però difficile muovere questa cancrena. Perché io dico una cosa, dalla prima alla seconda repubblica alla terza, mi chiedo oggi cosa è cambiato, e lo ripeto e lo chiedo a tutti, cos'è cambiato? Per me è cambiato poco, nel senso che tutt'oggi continuano a fare il malaffare. E diciamo subito, i governanti di oggi, che qualcuno c'è di onesto che tenta di cambiare le cose, non ci riesce assolutamente, fa di tutto per cambiarle, si sforza per cambiarle. Però quello che noi stiamo a guardare, tutti i giornali sono contro, salvo uno, ma tutti, non è che ragionano su perché di certe cose succedono. Certo, sono due partiti differenti, molto differenti, uno che ha alcune persone valide dentro, non dico tutti, alcune, e l'altro che secondo me è proprio estrema destra, che non condivide assolutamente, perché è assurdo non aiutare questi poveracci dopo che li abbiamo rubato tutto in Africa, compresi noi. Non pensiamo solo ai francesi, agli inglesi, ai tedeschi, anche noi siamo tuttora là in Nigeria a scavar petrolio. Quindi sotto questo aspetto dobbiamo anche ragionare che se noi stiamo bene, sebbene adesso cominciamo a stare un po' peggio, purtroppo è colpa nostra se loro stanno ancora peggio di noi. Colpa nostra, dobbiamo essere riconoscenti e tentare di aiutare queste persone. Quelli che hanno rubato di più, come i francesi, che hanno ancora il franco loro, vorrebbero scaricare tutto sull'Italia. Questo io non sono d'accordo, perché l'Europa, che cavolo, stiamo in 7 con 28 stati, 27, 28, e scaricano tutti sulla Grecia, sull'Italia o sulla, anche poco la Spagna parla poco, però anche la Spagna, cioè. E quindi anche io non è che sono contro le ONG o altro, dico solo, queste ONG che vengono dalla Germania o che vengono dall'Olanda devono portarli a casa loro. Anche da noi va bene, perché tanto sbarcano qua, da noi più di 1200 sono venuti, ma non con le ONG, da soli, e quello si parla poco. Allora, una volta che tu sei ONG tedesca, portali in Germania, tu sei olandese, portali in Olanda, cioè bisogna cominciare a fare questi ragionamenti. Ecco, quindi io dico una cosa, quello che più mi rammarica è che dei giudici che sono andati a fare politica non è cambiato niente, non hanno portato pulizia all'interno, anche se loro sono onesti, ma all'interno della politica purtroppo è rimasto sempre quel guadagno a spese nostre. Sì, allora Domenico, giustamente tu hai fatto un excursus molto ampio. Io comunque adesso volevo chiedere a Walter, ma dopo ritorniamo su questo tema di alcuni giudici che sono, Alviano, entrati in politica. Alviano, ci sei? Scusami un attimo. Ah, sì, prego. Prima prego, di porre prego la domanda a Domenico, credo che ci sia qualche cosa di importante. Massimo, hai qualche cosa di importante?
Sì, grazie, scusate, alle 19.30 prendiamo un attimo la linea della redazione di Venezia, Veneto Oggi TV, perché ci sono delle piccole novità ma importanti. C'è situazione di allarme rosso praticamente per quanto riguarda la situazione meteo, massima allerta per l'ondata di caldo che investe l'Italia in queste ore da nord a sud. Il Ministero della Salute indica per domani 5 città da bollino rosso che diventeranno poi 13 il giorno successivo, quindi c'è un aumento di questa situazione abbastanza importante. Dunque vediamo le zone, le città: dopo Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, l'allerta si allarga anche a Bologna, Frosinone, Genova, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Verona, quindi anche nel nord-est d'Italia. Al centro e al nord le temperature sfioreranno i 40 gradi, quindi a massima attenzione, non uscire nelle ore del massimo calore, bere molto, cercare di stare all'ombra, non mettersi a fare lavori in giardino, insomma stare un pochettino attenti. Questo è un caldo davvero eccezionale. 19.31, restituisco la linea alla regia centrale, prego. Bene, grazie Massimo, vai Alviano. Sì. Allora, stavo riflettendo sul fatto, Walter, che c'è stato in più di un'occasione la magistratura diceva che la politica, i partiti non potevano delegare tutto alla magistratura, cioè la legalità, la giustizia nel nostro paese non poteva essere soltanto un fattore giudiziario. Avevano ragione i magistrati o hanno ragione a insistere su questa posizione, secondo te? Sì, secondo me hanno ragione, ma non deve essere frainteso il discorso, cioè non è che la magistratura chiede l'aiuto della politica per risolvere i problemi di legalità, bensì chiede alla politica, cioè la politica e i cittadini, perché sono legati, i cittadini formano i partiti e i partiti fanno politica, perciò la politica deve interessarsi alla legalità e in primis ad avere le figure che stanno nei loro partiti pulite, e se non sono pulite, anche che ci sia un minimo dubbio, si mettono da parte se sono dubbi ancora non reali, ma si mettono in parte, non devono apparire in pubblico a governare o a fare politica al Parlamento, devono stare in parte, stanno nel partito, iscritti nel partito, nessuno li caccia via. Questa è la prima cosa che la politica deve fare. Poi la politica deve fare tante altre cose, deve condannare verbalmente, non intendo fare un processo, il processo lo fanno i magistrati e i giudici decidono se uno è colpevole o no, devono combattere l'illegalità, non abbracciare un imprenditore rispetto a un altro per favori, non accettare soldi per essere eletti, non parlo di cose grandi, anche comunali, che sono molto importanti, perché poi la vita dei cittadini si svolge nei propri comuni. Abbiamo sindaci di tanti comuni in Italia collusi, se non con la mafia, con altre cose, che comunque fa sempre parte di una mafia, la corruzione. Ecco, i magistrati, secondo me, ma penso che sono convinto di questo, intendono quando dicono che la politica deve fare anche lei uno sforzo in questo, deve fare questo sforzo, deve pulire casa sua. Tutti i partiti devono pulire la propria casa, pulirla bene con la spazzolina, e ce n'è di sporco, ce n'è molto sporco,
su tanti partiti, non dico tutti perché tutti non si può dire, ma su tanti. E poi deve interessarsi alla vita del cittadino. Il politico deve lavorare per il cittadino, per la legalità e soprattutto per la Costituzione, perché deve abbracciare la Costituzione, altrimenti come si fa a lavorare per il cittadino? Il cittadino ha un'unica cosa che lo difende, la Costituzione. Purtroppo il cittadino si è un po' addormentato, non conosce la Costituzione, non sa quali sono i diritti che lui ha nei riguardi di uno Stato, di un governo o di qualsiasi altra istituzione. Ce l'ha, la Costituzione ce lo dice. Ecco, perciò la politica deve fare una parte. E adesso che hai citato la Costituzione su questo tema, desideravo chiederti un'altra cosa, un attimo. La nostra Costituzione prevede l'obbligatorietà dell'azione penale. Sappiamo che per molto tempo si è tentato, specialmente da parte dei governi a bandiera Forza Italia, Berlusconi, di fare in modo che venisse cancellata questo articolo della Costituzione, perché certi processi costavano molto. Secondo te è positiva questo atto, questo articolo che c'è nella nostra Costituzione, oppure veramente è un peso per gli iter giudiziari, Walter? Sempre secondo me, naturalmente, l'obbligatorietà dell'azione penale per me è fondamentale, perché difende i cittadini, i più deboli, rispetto ai poteri forti, che possono essere l'imprenditoria e altri. È chiaro che i governi di Forza Italia, il governo di Forza Italia e anche altri non lo volevano questo. Beh, il capo di Forza Italia aveva qualche problemino con la legge, no? 37 processi, non so, una roba del genere, e se non ci fosse stata l'obbligatorietà dell'azione penale, certamente qualcuno l'avrebbe sarebbe scappato via da qualche... Il costo di questi processi, il costo di questi processi, ci sono cose che costano molto di più, perciò sarà anche un costo, ma se questo rispecchia la Costituzione, io sono contento di pagare le tasse per questo. Non sono contento di pagare le tasse per quei politici che rubano i soldi stando da altre parti, non a fare il loro lavoro, oppure prendono la pensione dopo 5 anni, o prendono le buone uscite, o fanno la pubblicità del sapone intanto che lavorano al Parlamento. Dovremmo dire tante cose. Ecco, quelli sono soldi buttati via, rubati, non buttati via, rubati ai cittadini. E per quanto riguarda ma ci preoccupiamo di una cosa del genere, dei costi di questi processi, che è una roba, sì, sarà anche grande, e non ci preoccupiamo tutti quanti dalla mattina alla sera dei 150 miliardi che fattura la mafia? Ma non ti sembra un po' ipocrita questa cosa, Alviano? Perché potremmo risolvere tanti problemi, no? 80 miliardi solo dello spaccio di droga. Io credo che andiamo a guardare la zanzara e lasciamo passare il cammello. Noi lasciamo passare un treno intero di cammelli, perciò costerà il processo, non dico di no, i processi vanno fatti giusti, ma vanno fatti l'azione. Allora, Domenico, ci sono stati due magistrati, ce ne sono stati di più, ma ci sono stati due magistrati simbolo un poco del nostro paese,
che sono Di Pietro, che ha fondato l'Italia dei Valori, e poi anche l'ex magistrato, intendo Antonio Ingroia, che hanno lasciato, hanno pensato di lasciare la toga ed entrare in in Parlamento. Secondo te poteva avere un senso, un'efficacia questa cosa, o è assolutamente inutile? Come hai vissuto questa loro scesa in campo, il lasciare la toga e il provare a entrare nel mondo dove si scrivono le leggi invece che nel mondo dove si applicano? Se vuoi che ti dica subito un mio parere, quando li ho visti fare questa scelta ero contento, perché speravo, ma ero sicuro che non riuscivano a incidere, ero sicuro. Però facciamoci una domanda: come mai questi magistrati, che sono straordinari, perché non dimentichiamo che la storia della politica e mafia è stata Ingroia a partire, non dobbiamo dimenticarci questa cosa, e ha dovuto andare via, abbandonare, come dovrà abbandonare Di Matteo, ma perché uno non si chiede, ma come mai questi giudici abbandonano l'incarico che hanno? Dobbiamo ricordarci che la legge fatta da Berlusconi e appoggiata dal PD hanno obbligato questi magistrati, che dopo 10 anni di un ruolo devono cambiare ruolo. Di Matteo lo lasciano finire questa parte, però lo mandano a scovare quello che ha rubato nella casa, quello che ha rotto il vetro, quello che ha rubato. Ma scusa, io non vedo la mafia che cambiano quelli che hanno esperienza. Chi ha esperienza deve stare sul posto. Loro hanno tentato, per questo ti dico, questi due magistrati hanno tentato di andare in politica per imprimere delle leggi in cui dassero forza ai giudici, non li indeboliscano. Tutto quello che ha fatto Berlusconi a personam, sempre contro i giudici, la colpa di tutto era dei giudici, quello è un po' strano, anche perché in casa aveva un capo mafia lui, e lo dicono in pochi, in mancano, era un capo mafia, non era uno qualsiasi. E quindi sotto questo aspetto sull'antimafia è scritto chiaro e tondo che Riina ha detto a Mangano: lascia stare Berlusconi che è nelle mie mani. Poniamoci questa domanda, avete fatto un discorso chiaro sui politici, pulizia dei politici, ma io non do colpa ai partiti e basta, do colpa a chi va a votare. Dovrebbe votare le persone oneste, almeno quelle cercatele. In Italia non cercano neanche quello, basta il nome. Berlusconi, che doveva essere in galera, lo continuano a votare anche a livello europeo. Ma scusa, perché ha dato i soldi alla mafia? Chi ha fondato il suo partito? Che è in galera, Dell'Utri, è in galera, non possiamo dimenticarci queste cose. E quindi io rifletto, questi giudici che tanto non potevano fare altro perché li hanno spostati a lavorare in altre parti, avevano un'esperienza grossa sulla mafia, li mandano a prendere quello che ha rubato la gallina o quello che ha spaccato il vetro, cioè è qua che dobbiamo ragionare un attimo. La grandezza di questi giudici e la bravura di questi giudici, loro hanno tentato di fare qualcosa in più, sperando, ma non hanno trovato aiuti. Anche su questo governo, cosa ha fatto contro la mafia? Niente, niente. Buonaiuti, cosa ha fatto? Che capacità? Ma Bonafede, si scusa, ma perché non hanno messo, come avevano promesso, Di Matteo, ministro della giustizia? Perché hanno paura. Hanno paura perché Di Matteo sarebbe andato a fondo, come è andato a fondo sulla strato mafia. Non dimentichiamoci queste cose. Quindi sono cose bravi di quelli che hanno fatto, ma a questo punto cosa hanno fatto? Hanno dovuto fare gli avvocati, poi, visto che non riuscivano, hanno smesso e hanno fatto gli avvocati. Diciamo che in Italia sono anche troppi avvocati, soprattutto in Parlamento, soprattutto quelli di Berlusconi, che il 60% sono avvocati, fanno le leggi per allungare i processi, non dimentichiamolo. Quindi hanno fatto di tutto per la decadenza anche dei tempi, l'hanno accorciato in modo che i giudici non possono indagare, no? In modo che dicono anche Andreotti era collegato con la mafia, chiaro e tondo, era dentro, è venuto fuori,
ma siccome sono decaduti i termini l'hanno prosciolto. Poi dico, andava in chiesa, lo applaudivano anche, non so se lo sapete che l'hanno fatto in chiesa a Roma. A me queste robe mi fanno ribollire lo stomaco. Quindi impossibile che non ci ricordiamo un attimo quando andiamo a mettere una croce, che siamo analfabeti, no? Andiamo a mettere la croce per il voto, dobbiamo anche pensare chi è onesto di questi, perché devo dare il voto a questo. Questa è la domanda, non dico colpa di politico, colpa nostra la gran parte. Sì, in qualche modo dovremmo riprendere il discorso che si stava facendo prima, che la responsabilità degli elettori, dei cittadini, non è poca, perché gli stessi elettori dovrebbero pretendere dai partiti che si costituiscano una forma di trasparenza, una forma di legalità interna molto, molto forte. E mi ricordo che Pietro Calamandrei, che è stato uno dei fondatori della nostra Costituzione, diceva che quando la politica sarebbe entrata in magistratura dalla porta, la giustizia sarebbe uscita dalla finestra, diceva Pietro Calamandrei. E diciamo gli ultimi volevo fare una riflessione con te, Walter, sulla vicenda di Luca Palamara, che è stato il presidente dell'Associazione Magistrati Italiana. Che in questo momento, a parte gli aspetti corruttivi, ma io con te volevo parlare un attimo del fatto che nelle intercettazioni sono emersi diversi tentativi di piazzare dei propri uomini a capo di certe procure. Questo non può creare una profonda commistione proprio invece tra politica e magistratura, appunto, e quanto possono essere sicuri i cittadini e anche gli imprenditori onesti quando c'è questo connubio? Beh, certamente Arviano, che poi la politica non dovrebbe fare una cosa del genere. È dentro nel Consiglio Superiore della Magistratura, è dentro in quota, ma non in quota di maggioranza. Mettere dentro persone che andavano bene a Palamara o a qualcuno di simile, certamente favorivano i poteri che a loro erano più consoni. Di conseguenza è chiaro, un Di Matteo, che è uscito anche dalle intercettazioni, Palamara non lo voleva certo lì, è chiaro, no? Perché come ha detto Domenico, Antonino Di Matteo fa il magistrato, il vero magistrato, come altri, e va avanti dritto per la sua strada. Logicamente, se trova dei corrotti, li deve bloccare, li deve fermare, e lì la corruzione a quei livelli lì di Palamara è ai massimi livelli. Corruzione, gelosie, se vuoi, anche se non sono collusi con la mafia, sono dei mafiosi, probabilmente saranno dei massoni, non lo so. Ma sicuramente questa magistratura non è da oggi che scopriamo Palamara. Dovremmo riesumare il corpo di Falcone per sapere com'era la magistratura a quel tempo. Era così, peggio, o insomma sicuramente così. Perciò è vecchia la cosa,
dentro nel CSM è vecchia questo malessere. Adesso è uscito, speriamo che il presidente, visto che è il capo del CSM, Presidente della Repubblica, riesca a fare qualcosa. Io opterei per un Ardita, Sebastiano Ardita. Secondo me è una persona onesta e capace. Infatti, nelle intercettazioni di Palamara, Palamara dice a Fulzi, mi sembra, posso anche sbagliarmi il nome, Ardita rompe, però sì, rompe i coglioni. Sì, ecco, io voglio quelli che rompono i coglioni, io vorrei, no? E onesti. Scusa, volevi dirti una cosa riguardo a quei magistrati che sono andati in politica prima. Io ho vissuto, ho praticato anche sia Antonio Ingroia che Antonio Di Pietro prima, Antonio Ingroia dopo. In tutti e due i casi, ma diciamo sicuramente nel caso di Antonio Ingroia, ma anche di Pietro, erano più magistrati che politici e hanno fatto degli errori cammin facendo. Forse non li ha fatti Ingroia questi, ma Antonio Di Pietro sicuro. Dovevano stare attenti però, perché le alleanze bisognava guardare con chi ci si alleava, e mi ricordo benissimo come trattava Prodi Di Pietro, ma poi ha voluto allearsi con Di Pietro perché altrimenti il movimento non sarebbe salito, non sarebbe andato. Queste sono cose che a lungo andare le paghi, perché non funzionano. Si possono paragonare a quello che ha fatto la Lega quando è nato il partito di Berlusconi, dopo Mani Pulite, perché anche Berlusconi voleva il cambiamento da quello che era stato, Mani Pulite, corruzione, il cambiamento. Ecco il nuovo che esce, quello che cambia tutto per non cambiare niente, perché in effetti non poteva cambiare niente Berlusconi, perché era amico di Craxi e di tanti altri. E di quelli, ma c'era un cambiamento in atto e ormai il pentolone era stato scoperchiato e si doveva cambiare per i poteri forti, dovevano cambiare questo sistema e chiamarlo la Seconda Repubblica, eccetera eccetera, che alla fine per zittire il tutto hanno cambiato tutto e non hanno cambiato niente. È nata la Lega poi, e la Lega, mi ricordo benissimo, non sono tanti anni che ho buttato via il giornale dove loro con la Padania, se vi ricordate, avevano fatto 11 domande a Berlusconi. Quella Lega voleva il cambiamento e lo vediamo. E lo vediamo come hanno fatto. Grazie Walter. Adesso abbiamo giusto il tempo per... non abbiamo neanche il tempo adesso che sto guardando. Allora faccio io, sono le 19:54, siamo in chiusura, faccio un'ultima riflessione io che volevo chiedere ai miei ospiti. Riguarda l'informazione. All'inizio Domenico aveva fatto un accenno al fatto che certi temi vengono toccati molto poco dall'informazione. Ecco, noi abbiamo tre poteri, li abbiamo citati primi, quello esecutivo, quello legislativo e quello giudiziario. In realtà, come ci insegna un famosissimo film, esiste un quarto potere, che è il potere dell'informazione, della televisione, della carta stampata, anche della radio. Si cerca di fare qualche cosa in radio, ma
e questo potere, diciamo che ha sempre seguito e andato a braccetto con il potere di turno, e in qualche modo, anche se il potere di turno stava cambiando, come stavamo accennando, dalla prima alla seconda repubblica e dopo alla terza, alcuni poteri forti, come i grandi poteri imprenditoriali italiani, Agnelli, De Benedetti, ma le grandi imprese a odore di mafia, Benetton, Impregilo, eccetera. Adesso intendevo, parlando di mafia, intendevo Impregilo, eccetera, e dopo i palazzinari romani, questi grandi poteri, oltre ai poteri finanziari, le grandi banche, hanno sempre fatto il tifo per un'informazione che non toccasse questi poteri. E quindi c'è bisogno di un grande rinnovamento anche nella voce, nella televisione, nel riuscire a fare formazione e vera informazione per le persone. Sono le 19:56 minuti, e qui da Pordenone un forte abbraccio a tutti dall'associazione Il Sicomoro, da me, da Domenico Santin. Auguri a tutti e anche buonasera. E da Walter Paroni. Buonasera a tutti. Rosario, a te la linea, e una buona serata a tutti quanti. Bene, grazie Alviano Appi dell'Associazione Sicomoro di Pordenone. Ti ritroveremo la prossima settimana, come sempre, no? Intanto riprendiamo qui la linea, qui dallo studio centrale di Treviso, per ricordarvi anche della rassegna stampa di Radio Site TV per l'emittente in digitale terrestre Telemare, che è ricevibile in tutto l'Alto Adriatico. Ma adesso sentiamo cosa ci dice, se ci sono delle novità. Chiediamo a Massimo Bonella di Pianeta Oggi TV. Massimo, ci sono novità delle news? No, al momento nulla da segnalare di importanza rilevante. Bene. Allora, con questo chiudiamo questa trasmissione. Vi do appuntamento con la diretta Saiuz al prossimo martedì, sempre agli stessi orari. Un caro saluto dal vostro Rosario Moreno, alias Saiuz. Mi piace. Ah sì, no, Saiuz. No, Rosario, sì. Rosario, ti interrompo, visto che c'è almeno due minuti. Allora volevo farti una domanda, ecco, se possiamo ricordare agli ascoltatori dove ti possiamo vedere con la rassegna stampa e anche i servizi, cioè le pillole informative all'interno della rassegna stessa, praticamente, cioè gli orari. Gli orari in questo momento, che l'altra volta me l'hai chiesta, non sono andato a vederli, comunque facciamo tre edizioni giornaliere per quanto riguarda la rassegna stampa, che viene trasmessa anche sull'emittente digitale terrestre Telemare di Gorizia, appunto, come dicevo. Per quanto riguarda gli orari, rimando al palinsesto del sito, perché in questo momento non ho sotto mano tutto il palinsesto, non vorrei dare delle indicazioni sbagliate, Massimo. Ah, perfetto, allora no, possiamo dare una cosa, siccome io conosco bene il palinsesto di Telemare, possiamo dare quindi orientativamente quelle che sono le fasce orarie, quindi dal tardo pomeriggio e quindi sera e mezza sera, quindi vuol dire intorno alle 17, le 20 e 22, ecco, questi sono gli spazi, diciamo, informativi dell'emittente di Gorizia, della storica emittente di Gorizia, che trasmette da Piancavallo per tutto l'Alto Adriatico sul MUX canale UHF 60 e quindi LCN 18 per coloro che volessero appunto sintonizzarsi su questa emittente innovativa. Ci sono dei programmi molto interessanti, non ci sono intanto interruzioni pubblicitarie nemmeno nei film, perché ricordiamo che Telemare è da sempre uno dei più bei film di tutti i tempi, diciamo, film italiani in seconda serata, quindi senza interruzioni pubblicitarie. Poi naturalmente tutti i documentari sul nostro territorio, il territorio dell'Alto Adriatico, poi si parla anche di arte,
arte, ci sono diversi incontri con l'arte, diversi convegni che vengono ripresi, poi praticamente montati, rimessi in onda, e naturalmente i documentari del Carso che ricordano le guerre che ha passato l'Italia, quindi anche una certa, potremmo dire, telemare storia. Quindi complimenti anzi all'editore, la signora Maria Ferletice, e complimenti a te Rosario per questo lavoro, insomma, nel digitale terrestre. Bene, sono le 20 giuste, giusto per arrivare, insomma, all'orario di chiusura di queste informazioni tecniche. A te Rosario, un saluto a tutti e buonasera. Benissimo, grazie Massimo. Allora, salutando tutti i nostri amici, ricordo, visitate il nostro sito radioscience.it, mi raccomando, perché ci sono delle grosse novità. È partito il canale del Parlamento, c'è anche per radio, sia Radio Science Parlamento che sulla web TV, dove vengono rimandate tutte le dirette dal Parlamento. Questo è un ulteriore servizio che diamo a tutti i nostri amici e a tutti i nostri ascoltatori, web TV ascoltatori e web radio ascoltatori. Quindi vi diamo appuntamento sulle web frequenze di Radio Science. Per quanto riguarda l'informazione e le news, ricordatevi di pianetaoggitv.net, il direttore Massimo Bonella di questa testata. Con questo è tutto, un caro saluto a tutti, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, un arrivederci e mi raccomando, parlate di noi con tutti. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo su Radio Science.